siete i delinquenti! Vi dovete vergognare! Siamo i dipendenti dei consorzi di bacino della Campania. Ente pubblico, non riceviamo stipendi da 11 mesi. Lavoriamo senza ricevere stipendi nel comparto ciclo integrato dei rifiuti in Campania. L'atto gravoso di questo provvedimento è che da 12 anni è stato fatto i consorzi di bacino su indirizzo del Ministero degli Interni, cioè praticamente per la questione ecomafia e quant'altro, per cui sono stati spesi 200 miliardi di mezzi. Soggetti, i lavoratori sono dello status dipendenti pubblici, quindi noi questo l'abbiamo anche chiarito con la magistratura, abbiamo fatto ulteriori denunce alle procure, sia alla Corte dei Conti che alla magistratura, per cui noi diciamo che effettivamente è stato fatto, come si può dire, una sorta di truffa, perché dare per somma urgenza lavori a Cumbari e Cumbarelle, l'abbiamo detto e lo stiamo ribadendo, significa che hanno invalidato 12 anni i lavoratori, precarietà, stress psicologico, che poi l'hanno detto tra le altre cose, che ci sono stati 3 suicidi, e qua si parlano di 3 persone che tenevano praticamente mogli all'ospedale, non avevano soldi neanche per andare e trovarli e portarli una bottiglia, questi se ne fregano tutti. Il varo della legge regionale non se ne parla, non c'è un'interlocuzione seria, tra le altre cose la triplice soggetta a deputata, diciamo che sono quelli là che fanno contrattazioni nazionali, non se ne fregano un cazzo, tantomeno che non li discutono, loro che fa che lavoro. Quindi noi oggi, da oggi in poi, daremo battaglia a chiunque ci ostacolerà, perché se con le istituzioni non c'è dialogo, non c'è dialogo con nessuno. Ad Acerra, di fronte all'inceneritore c'è un sito che ci sta la spazzatura da 11 anni sequestrata, da quando Bassolino ha rubato, si prendono le malattie e io sto tutti i giorni là, c'ho le prove, ci sono 36 telecamere nell'inceneritore, tutti i giorni mi faccio vedere così, tutti i giorni, tutti i santi giorni, non mi danno un euro, lavorando e pago le tasse, si vogliono prendere la casa. Ho fatto il mutuo, Milano, la Kebank non se ne frega niente, non pago le rate da 11 mesi, ha detto devi pagare che ci prendiamo la casa, per colpa di questi sporchi. Sono stato a Fabriano perché c'era Parlamento in Movimento per la storia dell'Indesit. Noi stiamo in mezzo alla gente perché noi siamo gente comune, non c'era nessun altro.